Buongiorno a tutti e benvenuti. Ciao Adriano e ecco qui, presentiamo l'ospite d'eccezione, Andrea Avena. Ciao a tutti. Ciao, che ci raggiunge da, allora abbiamo St. Louis, Parigi come al solito e poi? Io sono a Durham, negli Stati Uniti. Oh, Durham! Yes. Sono a Duke University e sono qui per questo, sì. Dietro l'angolo! Ah, quindi vi conoscevate perché so che Adriano è stato a Duke anni fa, quindi. O No, no? vabbè, io No. sono arrivato da poco. Andrea ha una faccia giovanile, mi sa che a quel È tempo era uno ancora più all'università. giovane che è andato dai Dukies molto, molto dopo il periodo che ho passato a Duke, che è dal 2004 alla fine del 2008, a tre quarti, un quarto e mezzo I del 2008. remember, professor, I remember, I even again, ma do Per see. cui quello che vi propongo, poi mi Prego. dite se è sbagliato, è veramente 10 minuti per riassumere tre cose. Uno, cos'è il problema in generale che viene chiamato linguaggio privato? Due, cosa ha fatto Kripkenstein, cioè perché la sua versione è una torsione considerevole? Tre, perché, e questo non lo so perché la gente sembra fare molto caos, l'induzione c'entra praticamente nulla, che è il nucleo duro di quello che Andrea mi ha ripetuto molte volte, che la gente perde tempo su problemi che non ci sono. Cosa con cui io sono. Secondo me questa cosa si può fare in 10 minuti, dopodiché voi fate domande critiche e anche il pubblico fa domande critiche, perché grosso modo quel che c'è da dire, o in termini di conoscenze, di cosa ha fatto Kripke, il recentemente scomparso bravo filosofo, ha degli effetti molto generali che in realtà non toccano affatto la pratica matematica. Si può continuare a fare la moltiplicazione, la somma, quello che volete voi, tutte le operazioni che si possono fare. Questo è il mio piano, per cui a voi di dirmi se vi sembra suitable, adatto alla bisogna o no. Prego. Andiamo così? Va Non ho bene, allora. obiezioni di sorta, anche perché in questo io sono qua che faccio, No, ascolto gli allora. specialisti al più li molesto perché a me piace, ma insomma, No, più cioè, non c'è divertissimo. nessuno che lo. Quindi No, non. l'origine della cosa era che sembrava che nei commenti ci fossero questi dubbi su cos'era l'induzione, però prima No, facciamo, insomma, facciamo come ha allora. detto Adriano e poi magari andiamo a quello. Prego. 10-12 minuti e poi siete tutti, sia chi scrive i commenti con la tastiera, sia chi li fa con la bocca, volentieri ascolto obiezioni critiche. Allora, numero uno, c'è un problema tradizionale in filosofia che è stato un po' inventato da Wittgenstein lui stesso, un po' da altre cose. I dettagli qui non sono importanti. Il problema qual è? È un problema che Wittgenstein ha posto dicendo che non è possibile avere un linguaggio. Quello che vi pare a voi, l'italiano se vi è più facile, un italiano che sia privato, non nel senso che sia un linguaggio che viene messo in codice, cioè invece di dire, che ne so, carota, diciamo carretto, e tutti quelli che sono a conoscenza del codice, ogni volta che salta fuori carota lo traducono con carretto, d'accordo? Per cui sono andato al mercato con la carota, vuol dire che avevo le ruote, non che avevo il legume in mano. Questo è un caso, non è il suo caso. Il suo caso tratta di una cosa, secondo me, un po' più sottile, che è l'impossibilità di dare, per intendersi, un riferimento a termini per sensazioni. Il caso facile da prendere è, che ne so, una sensazione. Molte di voi e molti di voi forse hanno avuto un orgasmo. Se vi domandate una domanda facile, l'orgasmo di una settimana fa era lo stesso di un mese fa che è ritornato o è un altro? La domanda sembra effettivamente tutt'altro che stupida, però difficilissima da Ma rispondere. come? Perché? Io mi avevo un orgasmo solo in vita mia che fa sempre le fotocopie. Che Ecco, boro. mi immaginavo che. Allora, prendetene un altro. Se avete male perché Ma avete no, una sì, carie, no, Madonna, era una non lo tirapresa. so, ma Ma lo niente. so, lo so, lo so. Ma è una cosa che effettivamente, siccome alcuni non hanno mai avuto male, cioè chi non ha mai provato il dolore, ad esempio, dei calcoli renali, è effettivamente difficile da descrivere. Si capisce che fa male, ma come sia e se sia lo stesso, nel mio caso,
in occasioni temporalmente diverse o nel caso di altri, se il mio dolore sia lo stesso, se ci pensate un attimo, è difficile dare un criterio di identità. È buona regola in queste discussioni che quando si introduce un ente di qualsiasi genere si danno criteri di identità. Cioè quella roba è lì perché ce n'è una, perché ce n'è due, che cos'è che identifica questa cosa? La posizione di Wittgenstein è la seguente: è impossibile farlo, non posso, in parte perché non posso avere ostensioni, cioè non posso mettere il dito sul mio dolore, quanto non posso mettere il dito sulla mia, quello che volete voi, tristezza, l'orgasmo è un esempio, prendete quello che volete voi, quello che voi, non dico pensate né in termini imagistici né in termini fonetici, quello che vi passa per la mente, è difficile darlo per ostensione. Secondo Wittgenstein è impossibile. Provate a puntare a voi stessi cos'è un dolore e non succede niente. Secondo punto, nel caso di Kripke, che è questo libro che ho più volte suggerito di leggere perché è un libro facile, elementare e a mio avviso molto chiaro, lui sostiene una tesi che è abbastanza eretica in questo senso. Per lui, e questo è lui, non è Wittgenstein, quando l'ha scritto Wittgenstein era morto da quel dì, da parecchi decenni, il problema del linguaggio privato va interpretato come l'impossibilità dell'attribuzione di, virgolette, seguire una regola. Perché? Perché c'è un paragrafo famoso nelle ricerche filosofiche, nel libro postumo che è stato chiamato Ricerche filosofiche, nessuno sa come Wittgenstein volesse chiamarlo, ma non è importante. In quel testo c'è un paragrafo famoso, il 201, che dice non si può seguire una regola perché qualsiasi azione che uno compie, pensate azione anche come risposta a una domanda, qualsiasi risposta venga data ad un quesito, la si può rendere compatibile con qualsiasi regola si vuole. Lui non dice perché. Kripke lo prese molto sul serio e prese l'esempio, che ripeto, è un esempio della somma. La somma di solito, Andrea giustamente ha fatto rimarcare, è difficilissimo insegnarla per esempi, perché uno potrebbe dare 5, ma anche 5.000 esempi, non si capisce bene cosa dovrei fare. Difatti, di solito viene insegnato come algoritmo, cioè gli si dice, guardate, questa cosa è quel tipo di cosa che riduciamo algoritmicamente a un'altra cosa. Cosa vuol dire? 5 più 3, lasciate perdere cosa significa per voi 5 e 3, è applicare 3 volte l'operazione successore. Cioè è andare da 5 al suo successore, dal suo successore al successore, al successore, al successore, non sto a ripeterlo appunto perché... E continuate a fare così. Kripke ha una posizione che lui definisce essere una posizione di scetticismo, se non ci siano regole devianti che ancora darebbero risultati in accordo con i risultati della regola giusta. Per intenderci, la regola giusta dice che 5 più 3 fa 8 e che 5 più 6 fa 11 e che 5 più 99 fa 104 e così via. Aumentate le cifre quanto vi pare e trovate quella cosa lì. Allora, siccome il numero di esempi, come dire, il numero di esami che io passo per dire ho applicato giustamente la regola, è praticamente per definizione, perché muoio prima di aver esaurito tutte queste cose possono essere mostrate essere in accordo con una regola deviante. Qual è la regola deviante? Prendete un numero grande abbastanza di quelli che di solito non si usano mai, scherzando, ho detto il quintilione, però appunto se non vi piace il quintilione è al quadrato. Il quintilione moltiplicato per un quintilione. È un numero enorme che vi capiterà molto raramente, tranne se non lo so, se siete i contabili dell'universo e dovete continuare il prodotto nazionale rosso del mondo sopra le sette. Non so neanche se si arriva a un quintilione, ma forse sì. Forse c'è qualche cosa, diciamo, nel mondo normale che potrebbe essere contabile come un quintilione al quadrato. Resto neutrale, dubito, però è possibile. Se vi secca, prendete un quintilione al cubo. Se quella cosa è il numero più grande che capita di toccare in questi esempi, naturalmente c'è una regola deviante che dice quando arrivi a quintilione al cubo più 1, la risposta è quintilione al cubo. Che è chiaramente un errore, perché l'algoritmo non dice di se stesso di essere finito, però l'algoritmo è una cosa che esibisco, o se volete che posso mostrare nei fatti, in una serie finita di esempi, che possono essere 1000, 2000, 10.000, dopo un po' tutti si annoiano alla morte, nessuno ti chiede 10.000 somme e così via. Giustamente uno dei commentatori mi ha fatto notare che questa cosa succede perfino nella realtà, in alcune macchine di calcolo, è un signore che fa di professione il matematico, in cui c'è un numero
massimo di cose, per cui il calcolatore, non inteso come contabile o come persona che fa i calcoli, ma inteso come meccanismo elettronico che fa le somme, a un certo punto, quando n è molto grande e lui ne ha, come dire, depositati degli n giganteschi, risponde sempre n, anche se dovrebbe rispondere n più 3, d'accordo? Questa cosa è un dubbio scettico. Se voi pensate che questa cosa sia folle, lo è, ed è per questo che è un dubbio scettico. Se voi veramente fate le addizioni con in testa una specie di massimo limite superiore, avete la regola sbagliata. La domanda è: come si fa a sapere che applico la regola giusta? E qui la lingua batte dove il dente vuole. La domanda non è facile, la risposta non è facile. Io ne ho una personalmente, io ho una risposta al paradosso scientifico, però è la mia e non so se tardi, almeno che mi interessa. Terzo punto, ultimo di questa, se possibile, più breve, al possibile più breve introduzione, è il seguente. Molti hanno fatto, molti dei commentatori, non le tre persone che avete di fronte agli occhi, hanno fatto una enorme scemenza di confondere due o tre cose che non hanno nessun rapporto. Questo problema scettico ha delle affinità con due cosiddetti problemi induttivi. Uno è un problema che viene da Hirner. Perché abbiamo delle credenze che si basano su un numero finito, se volete, di eventi, come volete voi, cioè ogni mattina che mi sveglio in quel giorno sono vivo. La conclusione induttiva sarebbe: sono eterno. Cioè non ci sarà mai un giorno in cui mi sveglio e muoio, per dire, a metà del pomeriggio. Naturalmente auguro a tutti di essere eterni, ma è molto improbabile che chiunque sia eterno. Però questo è un tipo di ragionamento induttivo. Lo scherzo, che è uno scherzo di Bertrand Russell, è appunto: i polli sono scemi perché pensano che ogni volta che arriva il padrone del pollaio si mangia. Invece un giorno arriva il padrone del pollaio e gli tira il collo. Però loro hanno fatto un'induzione. Cioè, ogni volta che arriva il signor Smith, Palma, quello che vi pare a voi, c'è un pasto. Invece non c'è. Questo è un problema induttivo. Dice cosa? Che ragioni abbiamo? E la domanda è tutto meno che stupida, di pensare che il mondo sia molto stabile. Detto male, però almeno vi darà un'idea. In che senso possiamo pensare che quello che erano gli eventi del passato si riproducano nel futuro? Cioè che se ieri mi sono svegliato e ho vissuto, per dire, 24 ore, domani mi sveglio e vivrò 24 ore. Seconda parte di questo problema induttivo, davvero ancora due minuti e sto zitto, è un problema che è stato identificato negli anni 30. Due minuti veri però, perché avevi detto 10-12. Sì, d'accordo. È un problema identificato da Nelson Goodman ed è un problema sui predicati, cioè come una certa forma di predicazione sia una cosa che si proietta, che vuol dire che se quello che ho chiamato verde nel futuro lo posso chiamare verde nel passato. Il suo meccanismo non è formalmente molto complicato, vi invito a leggerlo, e la risposta è no, c'è una vera difficoltà. Terzo punto, e mi fermo, l'induzione matematica, nel senso dell'assioma di induzione, non ha nulla a che fare con tutto questo. Questo assioma dice una cosa banale. Se io sono in grado di avere un punto minimo nell'insieme di numeri che mi interessa, per cui se so provare che una certa qualità è la qualità che ha il numero 1, e se provo che se questa qualità avuta da un numero arbitrario, chiamatelo A, è per implicazione logica la stessa qualità che ha il numero A più 1, quello vale per tutto l'insieme. Questa è un'induzione matematica che non c'entra niente né col futuro né col passato, né col... non c'entra niente con niente. Per cui mi spiace, mi scuso, è invalso questo linguaggio, a mio avviso, impreviso, impreciso, che spesso provoca confusione, in cui tutte e due si chiamano induzione. L'induzione di cui si occupano, come dire, le scienze fisiche, sociali, storiche, non ha nulla a che fare con l'induzione matematica a stretto senso. Hanno lo stesso nome, ma nello stesso senso in cui Mario Draghi ha lo stesso nome di Mario Tronti. I due non hanno nessun rapporto uno con l'altro. Mi fermo perché ho parlato di più di quello che volevo dire. Prego. Ok, magari possiamo andare... Vediamo, allora, come facciamo? Perché il problema era che si voleva chiarire alcune cose, poi sulla questione dell'induzione si voleva approfondire. Seguiamo le reazioni dal pubblico, non so come volete fare. Non è un problema. Allora, una cosa, gli spettatori, figlioli miei, marxisti immaginari, disse la signora Agnelli un giorno.
io capisco il gusto del divertissement. Basta con questo continuo attacco alla signora inglese. È la signora Ronchey. Stop. La signora Agnelli, dicevo. No. Non ha mai detto figlioli miei, mi siete immaginati. È vero, sai che me l'hai già corretto un'altra volta, se mi viene in mente. Hai una fissa particolare contro la signora Agnelli. Sì, non so perché ho deciso che è Susanna Agnelli che l'ha detto. Ma deve averlo detto lei. C'è stata la Ronchey. Vabbè. Allora, comunque, non importa niente perché era English speaker immaginario. Il professor Palma, che è un tipo originale, non ha un nickname, ha un indirizzo e c'è scritto where you to contact me, use, e c'è un indirizzo. Allora, l'indirizzo tra l'altro è scritto da figo, non c'è il segno ampersand che si dice at, che voi chiamate chiocciola, che era una chiocciola come io sono un cinese. In italiano hanno detto che si decide che è chioccia. E l'ampersand è un segno, tra l'altro, del vecchio commercio. L'abbiamo inventato noi, gli americani se lo sono tenuti, esattamente come la famosa at the end. E vuol dire, se doveste, o se aveste intenzione, una forma elaborata dell'inglese, quindi no, non manca l'H fra la W e la prima E. È il verbo where dal verbo to be. Ok? Che al passato e al condizionale, perché si usa il... il participio in inglese fa where. End of the messages, please, about that. It's neither a nickname nor a mistake. Ok? E un invito che ho fatto tante volte di, non dico umiltà, realismo. Adesso non voglio chiamare sempre in causa lo status, no? Però se uno ha 60 e più anni, ha insegnato in mezzo mondo, parla 5 lingue, forse, prima di decidere che non sa l'inglese, una piccola check, tu scrivi su Google where you to fuck me, e vedi se Google Translate ti dice ma where, oppure capisce che gli stai dicendo se dovessi scoparmi portati gli strumenti adeguati. Boh, fine della parte comica di Boldrin, che oggi contribuisce alla parte comica. Rilassatevi, è amichevole quello che vi ho detto, è un invito, come dire, a che non è vero che uno vale uno e che tutti siamo, insomma, è un invito a essere, come dire, razionali nel mondo. Prego, Andrea. Ok, sì. Allora, magari possiamo ripercorrere questi punti che il professor Palma ha esposto adesso. E beh, come ultima cosa, professor Palma, Camadosca. Professor Palma, no? Adriano, where to contact me? Comunque, sì, sull'ultimo punto, quindi sul fatto che i matematici abbiano un pessimo gusto e non sappiano dare i nomi alle cose, è vero, perché ad esempio se uno studia topologia algebrica o geometria algebrica, ci sono tutte termini che vengono dall'agricoltura, essenzialmente, ci sono le foglie, i fasci, che non hanno nessun rapporto con gli oggetti reali, ovviamente. E lo stesso vale per l'induzione, appunto. C'è l'induzione matematica, che è una cosa che non c'entra niente, con invece l'induzione delle scienze, il metodo induttivo, che è quello che ci permette di sapere qualcosa sul mondo, o comunque di pensare. Ancora meno con quella elettrica. E ancora meno con quella elettrica, certo. Non so, ce ne saranno molti altri tipi. Sì, che... infatti... quello ho messo il titolo ironico, perché mi è venuto in mente, aspetta, c'è anche come minimo l'induzione elettrica, oppure la tal medicina ha indotto la partoriente a... Certo. E comunque, allora, sul primo punto di Adriano, c'è quindi questo... Allora, secondo quello che ha esposto, Wittgenstein si pone un problema relativamente al linguaggio privato, no? E quindi c'è questo problema di identità relativo a... le sensazioni o le emozioni che una singola persona prova. E io su questo punto, cioè, detta così, io non sono proprio sicuro di aver capito di cosa si tratti, perché da un lato c'è una questione ontologica, quindi se le sensazioni sono effettivamente la stessa in periodi diversi, e l'altro invece è una questione puramente linguistica, no? Quindi magari il problema è semplicemente nel fatto che la nostra definizione di dolore che ho provato il sabato mattina non è sufficientemente precisa per denotare un certo contenuto ontologico. Però magari dal punto di vista ontologico il problema non sussiste. C'è un dolore un giorno, un dolore un altro, e noi per comodità usiamo lo stesso nome per entrambi.
Però in realtà una questione interessante forse potrebbe essere legata al problema dei qualia, quindi al fatto che persone diverse potrebbero percepire uno stesso fenomeno psicologico in modo diverso. Non lo so, magari c'è un collegamento, immagino che Wittgenstein non conoscesse il problema dei quali, ovviamente, però magari qualche collegamento c'è, non lo so. No, non conosceva il problema dei quali, però il povero morto, a cui ci sono moltissime ragioni di dargli martellate sul cadavere, aveva intuito una cosa, in cui dice in una nota che in un pezzo, cioè non sto a ricordarvi tutti i dettagli. Se ci pensate un attimo, è molto complicato. Prendete una cosa che non c'entra niente direttamente con le sensazioni. Voi vedete il blu, il verde, prendete un colore, d'accordo? Un'immagine visiva. Vedete, che ne so, il sangue che cola e vedete la bandiera della Repubblica Cinese. Ambedue sono rosse. Se uno è daltonico, il daltonismo assoluto è rarissimo, però ci sono alcune persone, poche, che vedono veramente in bianco e nero. Se voi guardate un film in bianco e nero, è perfettamente distinguibile il colore del sangue dal colore di un'altra cosa. Però tuttavia non è la stessa, nella terminologia dei tecnici, non è la stessa impressione qualitativa che ne riceve, diciamo, il normale vedente e l'anormale vedente. Questo è un caso in cui, e qui Andrea ha ragione, c'è una specie di strano confronto, conflitto tra l'ontologia, cioè siamo tutti sicuri che abbiamo visto un colore. È che la lingua è troppo limitata, nel senso di chiamarlo in ambito i casi rossi, però ripeto, è il rosso del vedente normale, che suppongo sia il rosso di una buona parte del pubblico, forse tranne una minoranza piccola, e il rosso del daltonico, che lui si è abituato, ha capito che bisogna chiamarlo rosso, ma è, e qui sto parlando male, una specie di bizzarra sfumatura del grigio, che lui è talmente sofisticato, i daltonici in questo caso sono molto meglio di noi, cioè hanno 2 miliardi di sfumature di grigio, perché le stesse colorature che voi distinguete, nel senso che è vagamente di color arancio, non è quasi rosso, però si avvicina, ma non è rosso. Per lui è sempre, per lui o per lei, una enorme, come dire, infinita discesa di sfumature di grigio. Qui mi fermo. Sì, i qualia sono un ottimo esempio, un altro dei casi in cui non si sa bene cosa fare, al punto che alcuni disperano e dicono non esistono. Però appunto è uno dei problemi in cui l'ontologia è, diciamo, molto contestata, se esistano effettivamente impressioni qualitative. È ovvio che abbiamo visto tutti qualcosa, abbiamo visto un'impressione qualitativa di colore, punto di domanda. Prego Andrea, continua. Sì, secondo me questo è un problema molto interessante. E allora poi l'ultima cosa su questo punto è che secondo Wittgenstein è impossibile indicare o toccare, no? Uno stato emozionale, uno stato cognitivo. Magari oggigiorno non è più così, nel senso che con tutte le strumentazioni, le risonanze magnetiche potrebbe magari essere possibile individuare l'eccitazione di certe aree, però rimane comunque molto difficile capire come stati di eccitazione di due cervelli diversi, quindi due enti completamente diversi dal punto anche di vista geometrico e del grafo dei neuroni, come si può immaginare che due stati di due cose diverse corrispondano alla stessa percezione? Quindi questo sicuramente è un problema molto interessante. E poi però si passa a Kripke, che parla dell'impossibilità di seguire una regola. Ecco, io su questo, io di Kripke non è che conosca molto, ho letto solo un libro, Nome e necessità, mi pare, molto tempo fa, che non parla di questo, ma su questa impossibilità di seguire la regola io non seguo completamente, nel senso che ci sono molte regole che è molto facile descrivere, no? Ad esempio, guidare sulla destra non richiede una descrizione infinita, un'enumerazione infinita di casi, quindi apparentemente mi sembrerebbe abbastanza semplice capire come, cioè non è vero che qualsiasi comportamento può essere messo in accordo. Aspetta, prego. Il giochetto di Kripke, di Wittgenstein, è che tu hai sempre, devi, allora, parte da questo fatto, non dice che la regola non è comprensibile, dice semplicemente io ho una serie di osservazioni di comportamentali, diciamo così, o dati, non importa, ok?
e nota il giochetto che sono finiti. Cioè, non hai mai osservazioni che coprono tutto l'insieme di stati e tempi possibili. Ok? Tu sei matematico, se non sbaglio. Se io ti do n punti, tu sai perfettamente di poterli interpolare con un polinomio. Giusto? Se io ti do n combinazioni a caso, x e y, ok? Purché non ce ne siano due y in cima alla stessa x, ma insomma, se non funziona, cioè, no. Tu sai perfettamente che ci passi un polinomio del grado appropriato e li interpoli tutti. A quel punto hai trovato una regola. Ma sì. Il punto di Kripke è cosa ti dice che non sia un'altra regola, perché non ci passa solo quel polinomio, posso passarne un altro, e poi il prossimo punto fai un'altra roba diversa, quel punto su. Andrea, giusto? Volevo, perché l'esempio è ottimo, prendiamo una regola che ha meno possibilità di generare difficoltà come le somme, prendiamo la regola guidare a destra, la regola dice: quando sei in un veicolo, stai sempre sul lato destro della corsia, d'accordo? Ora, tutti i casi in cui una persona, sia io il guidatore o sia un'altra persona nel veicolo, seguono questa regola, devono essere una serie di esempi finiti. Cioè, tutta la vita che Adriano Palma ha vissuto negli Stati Uniti è sempre andato in automobile dal lato destro della strada, siamo d'accordo? Ora, supponi che Adriano Palma sia cretino, in questo senso è deviante. La regola che lui segue è la seguente. In tutti i casi in cui sei in un veicolo e sei il conducente, stai dal lato destro della strada, a meno che non passi un corvo che ride in francese. Naturalmente ho capito che è un'idiozia, ma è per questo che è deviante. Nel caso che naturalmente nessuno ha mai verificato, in cui passa un corvo che ride in francese di fronte alla macchina di Palma, Palma passa a sinistra e produce un disastro, fa 5 morti. Ora, naturalmente, la regola è volutamente ridicola. Quanto è ridicola la regola che quando la somma produce un risultato superiore a 125 bisogna sempre dire 125, anche se ho 110 bambini più 7 bambini più 8 carrube, quanto fa? 125. Tu dici, ma sei cretino? No, perché la mia regola, che è una regola deviante, dice una roba molto particolare che ogni tanto mi capita di incocciare. Quando il numero è sufficientemente basso è facile con le somme. Quando la regola è molto deviante, come i corvi che ridono a una lingua straniera, voglio dire, non so chi ha mai ha pensato a questo caso, cioè avete mai controllato come ridono i corvi nel paese dove abitate? No, appunto, esatto. Però la mia regola, che è ovviamente deviante perché il sottoscritto è cretino, è: si va sempre a destra, escluso il caso in cui passi di fronte al parabrisa, al vetro di fronte, un corvo che ride in francese. Naturalmente è un'idiozia fantascientifica, ma notate bene, e questo è il problema di Kripke, che mai non potrete cogliermi nel fallo. Perché? Perché il corvo francese non passa mai. Come nel caso della somma, se il numero è sufficientemente elevato, è probabile che non mi catturate mai, perché il numero è talmente grande che non capita mai di fare una somma che superi il limite superiore. Tutto questo, ripeto, mi scuso se la cosa è ripetitiva, ma alcuni commenti mi lasciano molto perplesso, ha nulla a che fare con l'induzione, d'accordo? Tranne in un senso molto vago e confuso, secondo cui dovrei indurre dagli esempi che il bambino mi fa a scuola che lui ha, metteteci le virgolette, capito cosa sono le somme. Perché naturalmente farà 50 somme a scuola e buonasera, e poi dirò, l'ha capita, non è che gliene faccio fare 50 milioni. Questo è il problema. Se Kripke ha ragione, è un problema tipico dei casi scettici, cioè suppongo che tutte le persone ragionevoli, tranne gli schizofrenici, pensano che gli altri esseri umani siano esseri che hanno l'anima, che sono razionali e animali, come dicevano i classici. Alcuni pensano che mia nonna sia un robot, cioè, o uno zombie, tutte le cose di fantascienza sono fatte su queste cose. C'è un piccolo gruppo che ha capito questa roba terribile, che ci sono gli zombie, che sembrano essere come gli altri, ma non lo sono. Sono appunto i deficienti che guardano la fantascienza, non per ridere, ma parlando sul serio. Il problema scettico è, d'accordo,
Adriano, buona idea. Tu pensi che Aveni e Boldrin siano animali razionali, cioè che hanno l'anima, che pensano, che hanno la mente, che hanno lo spirito, che hanno il cervello che funziona? Declinatelo secondo la teoria a voi più gradita. Cosa giustifica questa cosa? E la risposta è, notate bene, esattamente basata su casi. Cioè, ogni volta che chiedo a Andrea una domanda mi risponde in un modo più o meno razionale. Non è che dice il problema di Kripke è un tipico problema dell'aranciata amara. E gli dico, cioè, Andrea, non ci siamo capiti. Allora dopo un po' dice no, per me i problemi hanno sempre risposte in termini di bibite. Ogni tanto bisogna rispondere chinotto, ogni tanto aranciata amara. Io, vabbè, cioè, sei tu che sei scemo. Però il problema scettico è questo. Cosa ha dimostrato questo? Niente. Questo signore non è equivalente al celebre paradosso? No, non è equivalente, ma ha una forte somiglianza. Sto parlando del signore Davide Ferma di un attimo, spiega cos'è il paradosso. Io l'ho messo lì perché il celebre paradosso del mio signor Goodman non lo conosco. Allora, Nelson Goodman negli anni 30 è un altro signore, anche lui purtroppo morto, è uno dei grandi filosofi del secolo scorso, è stato soprattutto un esteta, ha fatto soprattutto teorie estetiche. Ha una volta fatto un saggio che adesso è in un libro, che si chiama Fact, Fiction and Forecast, che è tradotto anche in italiano con la finzione, il fatto e il prevedere, tipo, lo guardate, lo trovate anche su Google, ed è il seguente. Ci sono dei predicati, d'accordo? Pensate ai predicati di colore. In generale siamo tutti d'accordo che gli smeraldi sono verdi. Penso di non aver detto una scemenza. In generale lo smeraldo è verde come pietra. Quindi c'è un predicato, essere verde applicato agli smeraldi. L'analogia con Kripke è cosa? Supponi che uno sia matto e che abbia in testa una regola di questo genere. Tutti gli smeraldi sono verdi se osservati prima del 31 dicembre 2118, dopodiché sono blu. E questo è un predicato deviante, nessuno lo ha. Difatti è una roba che mentalmente è anche difficile capire come funziona. Ma questo predicato non verrebbe scovato da uno che ti mostra i diamanti. Perché lui ti risponderebbe sempre, Adriano, il diamante è verde. Il trucco è, cosa succede il 31 dicembre del 2130? Lì la domanda diventa più clara. Questo è il paradosso. Lui sostiene, e anche questo è contestato, vi consiglio di leggerlo, il paradosso di Google si chiama il nuovo riddle, il nuovo indovinello. Quello vecchio era quello di Hume, che avevo menzionato prima, quello che secondo Nelson Goodman è nuovo, è questo, che i predicati secondo lui non sono proiettibili. Cioè non potete dire, ma guardate che c'è una legge di natura, gli smeraldi per ragioni chimiche emettono fotoni, in un certo modo, ricevono fotoni, eccetera, eccetera. In conclusione, a noi, con gli occhi che abbiamo noi, sembrano verdi, alle mosche non lo so, però a noi sembrano verdi. Lui dice che questa cosa non è proiettabile. Cioè non è una cosa che puoi dire, il prossimo, ad esempio, il prossimo smeraldo, che verrà esaminato o esibito a me il primo gennaio del 2131, prendete la data che volete voi, non ha molta importanza, io risponderò è blu. E non c'è nessuna mutazione negli smeraldi, è che il mio predicato è deviante. Quindi ci sono delle analogie, l'idea di Goodman è che la proiettibilità, cioè la capacità di dire sulla base, ad esempio, di quello che di solito i filosofi chiamano essenze naturali, cioè che ne so, tutte le lontre non parlano cinese, quelle osservate fino ad ora. Chi ti ha detto, Adriano, che la lontra nel 2024 non comincia a parlare cinese? La mia risposta di solito è nella natura della lontra, è il tipo di cosa che non parla cinese. Non me ne frega niente di quante lontre osservi o incontri. Queste cose mettono in dubbio questo, diciamo la proiettibilità nel senso di essere in grado di avere una gittata dei nostri predicati verso il futuro. Perché ci potrebbe essere, di nuovo, e questa è la deviazione, un pazzo che pensa che i predicati hanno come le scadenze, come lo yogurt. Gli smeraldi sono veri, è vero del verde che dura in eterno, versus per opposto. Fermati là, fa parlare un po' l'ospite. Bisogna fermarlo, sa Andrea, perché è un fiume in piena il professor Palma. No, sì, tanta carne al fuoco, anche un po' accenni al test di Turing, credo, per verificare se una certa macchina è intelligente. Ma io, cioè, il fatto è che anche se c'è...
io credo una sera ti lancio la palla perché così ti senti un po' più tranquillo. La sera che Adriano mi ha proposto questa cosa, che era mattina, voi era notte da me, stavo andando a letto, quando mi ha detto facciamo sta roba di Crypt, che ho preso in mano il testo di Crypt che avevo a casa e che avevo provato a leggere tempo prima, e verso le prime pagine avevo messo ma scusa, ma l'algoritmo non risolve sta roba. Quindi questo dubbio era venuto anche a me. Devo ammettere che adesso mi sono reso conto che il problema non è quello che l'algoritmo. L'algoritmo risolve il problema a una macchina più o meno di Turing, o anche a un cervello, di dargli un'istruzione che, se comprende la macchina cosa dice l'istruzione, la macchina la applica. E se la macchina non è soggetta a instabilità quantica o Dio sa che cosa, o rotture, e l'algoritmo è ben definito, la macchina seguirà quella regola tutto il tempo, che è la ragione per cui è sempre funny quando la gente dice ma il mio computer oggi sta facendo cazzate. No, cioè sei tu che tocchi i bottoni senza accorgertene, cretinetti. Il tuo computer, a meno che non sia successo qualcosa, fa oggi lo stesso roba che faceva ieri. Però il problema che pone Wittgenstein, da quello che ho capito, è che ha a che fare con la mente dall'inizio e ha a che fare con la nostra capacità di interpretare e inferire invece che indurre regole, leggi che spiegano l'osservato, non solo il comportamento umano, anche il fatto che la pioggia bagna, no? E questa è la questione. Certo. Prego, vai pure. No, cioè, se uno dovesse, appunto, immaginiamo un alieno che viene sulla Terra e studia un certo individuo, studia Michele Boldrin e vuole capire cosa fa quando dice di fare una somma. L'unica cosa che può fare, se non gli è permesso aprire la testa di Michele Boldrin e capire esattamente cosa ha in mente, è verificare che in certi casi ci sono, quindi, certe istanze in cui la regola viene applicata. E dalla semplice osservazione di queste istanze non è possibile ricostruire la regola nella sua interezza, perché appunto la regola, la somma, può essere definita come un sottoinsieme di n alla terza, quindi un insieme comunque infinito, mentre le istanze in cui questa regola viene applicata sono finite. Quindi c'è il solito problema che appunto ha ricordato prima, anche prima Michele, dell'interpolazione, no? E alla fine è quello un po' il problema. Uno ha una quantità finita di campioni e da queste non può ricostruire la regola nella sua interezza. Però di fatto appunto, se due persone hanno dei dubbi relativamente a quale regola stanno seguendo, possono semplicemente decidere di scrivere su un foglio qual è l'algoritmo che implementano ogni volta che gli viene chiesto di fare una somma. E questo algoritmo, per fortuna, è finito. Right? È soltanto una stringa finita di caratteri. E quindi confrontare le due cose sarebbe teoricamente molto facile. Poi, ovviamente, questo tipo di soluzione non si applica a tantissimi altri casi, perché appunto la matematica è una cosa molto, molto diversa da tutte le altre scienze. Perché sostanzialmente le scienze vogliono dare delle proposizioni che siano vere relativamente al mondo. Quindi si fa un modello della realtà e si vuole verificare che ci sia una corrispondenza tra le previsioni del modello e quello che si osserva nella realtà. E quindi in questo caso ha senso chiedersi se gli assiomi di partenza o l'interpretazione dei concetti elementari sono fondate, sono vere, in base a quello che si osserva nel mondo reale. In matematica non è così, perché la matematica è essenzialmente come una specie di gioco, come negli scacchi. Si parte da delle regole molto semplici, di fatto, di solito si parte da 10 proposizioni abbastanza banali, e poi da lì si costruisce tutto il resto senza necessariamente avere una semantica per le formule che si scrivono. E questo è molto importante e spesso non viene... Cioè, quando si studia matematica, magari l'elementare, si cerca sempre di concretizzare tutto e renderlo quasi come una descrizione della fisica. Di fatto, ad esempio, la geometria nasce come la misura della Terra. Quindi, all'inizio, nella storia della matematica, c'è questa ambiguità. Però poi viene meno. Oggigiorno nessuno si chiede se gli assiomi della matematica sono veri. Gli assiomi della matematica, intendo soprattutto Zermelo-Frenkel o gli assiomi di Hilbert per la geometria, nessuno si chiede ma è proprio vero che le rette sono infinite o che le rette non si... Ecco, prego. Assolutamente. Dunque,
provo, perché un commentatore che credo sia Michele l'ha messo più enfatizzato. Potrebbe spiegare a me, dice Andrea Rossi Patria, tutti hanno dei nomi stranissimi, la differenza fra inferire e indurre. Di solito quello che viene inferito non è induttivo. I casi facili di inferenza non hanno nessun aspetto induttivo. Da A e B si può dedurre B. Fine. Non c'è nessuna discussione. A e B siano quello che volete voi, cioè possono essere enunciati, altre cose, due formule, ma se Maria mangia le fragole e Mario mangia mirtilli, segue che Mario mangia mirtilli. Questa è un'inferenza. I casi che sono diventati famosi, hanno perfino un soprannome, sono come il modus ponens, cioè A, e se A B si può inferire B. Indurre è un pochettino più delicato ed è la cosa seguente. È una classe di forme di inferenza, dette non per caso inferenze induttive, in cui da un campione che si può restringere a piacere, naturalmente più grande è meglio è, si prova a proiettare nei casi più facili verso cose che non si conoscono o verso il futuro quello che si sa dei casi conosciuti. Cioè, se tutti gli esseri umani, che ne so, cominciano a parlare all'età di grosso modo 9 mesi, tra i 9 e i 20 mesi, la previsione è che quando fate voi una bambina, tra i suoi 9 mesi, la bambina non è ancora nata, e i suoi 20 mesi, questa comincia a parlare. Virgola, è vero o no? Grosso modo sì, naturalmente ci sono quelli che sono nati muti, ci sono i casi complicati, ma se vostra figlia non comincia a parlare tra i 9 mesi e i 20 mesi, vi consiglio di consultare un pedopsichiatra, perché ci possono essere problemi alcuni gravi. Secondo punto, le osservazioni di Andrea sono perfettamente sul bersaglio. La questione dell'algoritmo è serissima e a mio avviso è una delle risposte possibili. Ripeto, non sto presentando una teoria, è un problema scettico. Una delle risposte è che non io, non la mia mente, non quello che capisco, non quello che dicevo, ma che il mio cervello è cablato su un algoritmo, che sostanzialmente è non molto diverso da un chip del telefono, dalla pulce interna. Per cui quando io non funziono e apro le regole derivante, una delle cose da fare è veramente aprirmi il cranio e guardare se si è rotto qualcosa. Nello stesso senso in cui se il vostro calcolatore... Sì, da... buono, guarda, facciamo, finiamo. Andrea Rossi, sì, è l'implicazione. L'implicazione è logica, è un'operazione molto semplice. Fammi vedere un'operazione simistica. Almeno, ecco, inferire in logica. Se, i verbi, ecco, uno dei problemi appunto di Wittgenstein. Cosa intendiamo? L'ha messo... credo Zeitnot 66, che Daniele che un giorno dovremmo invitare, venirci a trovare, perché ha sempre osservazioni molto acute. È un problema infatti del linguaggio, vedete questa cosa dell'uso della parola inferire. Inferire in logica è quella cosa per cui se ho un certo insieme di cose, di sicuro so che sono vere, di sicuro so che è vero un sottoinsieme di quelle cose. L'esempio che ha mostrato Adriano è così, e anche il modus ponens, modus tollens alla fine gioca con gli insiemi. Se uno comincia a farlo con gli insiemi, vede come funziona, proprio una roba diventa geometrico e lo capisce. L'induzione è un'altra questione, oltre ai vari significati che ha, compreso quello appunto di farsi il caffè, se hai la moca adatta per l'induzione elettrica, cioè sia inductive process in, which is a way of proving arguments in mathematics, magari lo spiega Andrea meglio di me, visto che quello fa, no? E c'è l'argomento invece induttivo nel senso della scoperta scientifica, qui credo che l'osservazione di Andrea è cruciale, Andrea Veni, non Andrea Rossi Patria, che è il vecchio, non mi ricordo più che era Hume, uno di quelli che lo faceva osservare, cioè, ma sai, quando cerchi di capire qualcosa, di comprendere le regole del mondo, osservando delle regolarità empiriche, c'è sempre il problema se quella regolarità empirica, se quel polinomio, o quella regola, lasciate stare la matematica, non è solo la matematica, quella regola comportamentale che è inferita. Diciamo giustamente, prima diceva, ma assumo che Michele e Andrea siano razionali, sì, per se, fino adesso, bla bla bla, e dopo, ecco, questo è lo stesso problema. Ecco, quello ha a che fare con l'induzione in questo senso, non con la regola induttiva alla Peano, no? Magari Andrea potrebbe spiegare quali sono gli assiomi di Peano, perché lì il metodo induttivo ci permette di generare tutti i numeri naturali in maniera assiomatica e funzionante. Di fatto un algoritmo quello di Peano.
Sì, di occhio alle parole, cioè qui c'è, la discussione ha un certo livello tecnico, devo dire, non voglio esagerare, anzi io fra i tre sono quello che rompe più i coglioni, anche più incapace, quindi cerco di tenere il livello tecnico basso mettendomi in mezzo, però insomma, come diceva il famoso Einstein, dobbiamo cercare di rendere le cose più semplici possibile, ma non ancora più semplici di quanto sia appropriato, una frase del genere. Sì, è molto, molto bella questa frase. Comunque, sì, le inferenze, cioè, ci sono varie teorie logiche, ci sono matematici che amano teorie intuizionistiche, altri che hanno una logica classica. Comunque, ogni logica ti fornisce una lista di regole di inferenza, ok? Quindi si parte da un insieme di assiomi, che sono come la condizione iniziale del gioco degli scacchi, e poi le regole di inferenza sono essenzialmente le regole. Seguendo queste regole si possono fornire le dimostrazioni di vari enunciati. Un enunciato è una sequenza di simboli che è sintatticamente corretta, quindi non ci sono, che ne so, parentesi aperta, parentesi aperta, parentesi aperta. Questa non è una proposizione sintatticamente valida. Ogni proposizione sintatticamente valida può o può anche non avere una dimostrazione. E una dimostrazione è precisamente una sequenza di proposizioni tale per cui ogni proposizione risulta da quelle precedenti attraverso o la riproposizione di un assioma o l'applicazione di una regola di inferenza. La più importante di tutti è modus ponens, di cui ha prima parlato Palma. E, vedo che qualcuno parla di probabilità e teorie bayesiane, che sono molto interessanti. Io mi occupo, tra l'altro, di cose bayesiane, e anche qui c'è un po' un problema, perché, allora, da un lato c'è la teoria, ok? La teoria, quindi si vogliono dimostrare dei teoremi, la consistenza di un certo stimatore o cose del genere, e qui appunto, come in qualsiasi teoria matematica, in qualsiasi logica matematica, non c'è mai l'induzione. L'induzione nel senso delle scienze naturali, questa cosa non compare mai. Io capisco che molte persone magari a scuola imparino, non lo so, al posto di avere la dimostrazione di un teorema, del teorema di Pitagora, si vedono degli esempi. Ok, questo va benissimo per facilitare anche l'apprendimento, è fondamentale. Però di fatto vedere tanti esempi, a meno che non si vedano tutti gli esempi possibili, che di solito è impossibile, non costituisce una dimostrazione, e nessun matematico al mondo, ad esempio, c'è un problema famoso che è la Z di Riemann, no? Dove, o magari, ecco, facciamo un esempio più semplice. Occhio, occhio, sì, che state andando subito alla Z di Riemann, che tutti qua, faccio delle l'elettrosumatore è consistente, sì, fra un po' mi fai stochastic differential equation. Certo. Scontate, parliamo di una cosa più semplice, che è una cosa più semplice, la Z di Riemann. Puoi spiegare, scusami, no, se ti trovo, gli assiomi di Peano, secondo me, sono abbastanza facili. Certo, gli assiomi di Peano sono i numeri naturali, no? 0, 1, 2, 3, 4, fin là. Certo, sono una formalizzazione che potete trovare dovunque dell'aritmetica dei numeri naturali, ed è fondamentale perché poi, tra l'altro, ci sono i famosi teoremi di Gödel che dimostrano che qualsiasi sistema... Ok. Adriano aveva alzato un dito. Prego. No, alzo il dito perché mi va benissimo che parlate più voi, io, però voglio dire, la Z di Riemann magari solo chi segue queste cose sa dov'è. Ci sono dei problemini assai più semplici che esemplificano questa caratteristica che Andrea Aveni ha correttamente messo. C'è un signore che è morto da molto tempo che si chiamava Goldbach, che in un appunto ha scritto una congettura famosa in cui ogni numero pari è la somma di due primi. I numeri pari sono la solita roba, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e così via, d'accordo? Questa cosa, seguendo il metodo, lo chiamo Aveni per scherzo, se Andrea non si offende, ogni volta che uno lo fa, trova che ogni numero pari è la somma di due primi. Per cui tutti, attenzione, qui è enfasi, o se volete, sottolineatura, tutti i casi controllati dicono che Goldbach ha ragione. Nessuno, domandate al vostro professore di matematica, dice che la congettura è vera. Perché? Perché nessuno ha trovato una maniera di dimostrarla, che è molto più facile. La Z di Riemann è lo stesso caso. È molto probabile, dicono gli esperti, tra cui il sottoscritto non sta, so cos'è ma non sto qui a astrologare, tutti gli esperti dicono, guarda, a naso deve essere vera.
e c'è gente che ci ha pensato per molte vite, in molte generazioni, rimane morto giovanissimo, in Italia peraltro. E lui l'aveva scritto come per scherzo, cioè, mi sembra che sia così, però non ho capito come dimostrarlo, nessuno l'ha capito. Lasciate perdere Bernard Riemann. Goldbach era un signore che ha detto una roba molto banale, in teoria dei numeri, i numeri sono quella stessa roba che avete visto, cioè 1, 2, 3, 4, c'è una proprietà a essere pari, che spero sia evidente ai più o a tutti, ogni numero pari è la somma di due primi. È vero o è falso? Tutti gli esempi, attenzione, dovrebbero spingere ad accettare che è vero e nessuno l'accetta, per la ragione che Andrea ha nominato, che gli esempi in un certo senso non contano. Perché ci potrebbe essere un numero pari o grandissimo o che non so dove sta e che comunque nessuno è riuscito a trovare, che non soddisfa questa proprietà. Gli esempi in questo senso non contano. In tutti i casi in cui l'induzione non ha a che fare con oggetti matematici, che sono delle bestie molto particolari, invece gli esempi contano. Cioè, se tutti gli umani che non si fanno la barba, essendo maschi, gli cresce la barba lunga, è molto probabile che il vostro futuro bambino, che non è nemmeno stato concepito, dopo 15, 16, 17 anni, se non si rade, gli cresce la barba. Perché? Perché è cresciuta la barba a tutti gli altri. Ok? Quindi non fate, per cortesia, caos fra le parole che spesso sono malefiche nel senso di ingannatrici. Un'inferenza è una cosa puramente generale. In generale si usa inferenza o in psicologia o in logica. Nel caso particolare delle inferenze matematiche, queste sono molto regimentate, nel senso che ogni sistema ne ammette una, due, tre, ma è sempre un numero finito. Le regole che voi potete utilizzare è un numero piccolino di inferenze che sono autorizzabili. Alcuni sono molto banali, del tipo, se tutti gli x sono p, c'è una x che chiamerò a che è p. Basta, questa è una regola di inferenza, si chiama istanziazione universale, ma non ha importanza i nomi. Seconda cosa, attenzione, questa è l'unica cosa che vi aggiungo come fatto logico, ci sono dei sistemi che ha inventato un matematico che si chiamava Gensen, che si chiamano deduzioni naturali, in cui non c'è nessun assioma. Perché? Perché ci sono solo regole di inferenza. Andatevelo a guardare, qui non sto entrando nelle tecniche perché diventa complicato, ma in ogni caso, quello che è da tenere è o un sistema di inferenze parte da alcuni blocchi iniziali che vengono assunti, se voi li ritenete veri, affari vostri, potete farlo e potete anche non farlo, e da quelli c'è un numero limitato, detto di inferenze, che sono regole. Quello che conta come essere capace di dedurre vuol dire che ogni passaggio di una deduzione, che può averne quanti numeri volete, ogni passaggio o è nel gruppo iniziale di blocchi assunti, o è ottenuto da qualsiasi cosa che la precede via di regole. Qui mi fermo, prego. Sì, magari qualcuno poi scoprirà che ci sono dei giornali di matematica sperimentale, non sono particolarmente famosi o interessanti, però ci sono. E perché ci sono? Perché in effetti quando si deve dimostrare un teorema o negare un teorema, fare gli esempi, cioè verificare una quantità immensa di esempi, è importante per più punti di vista. Prima di tutto perché se si trova un controesempio, il teorema è falso. Quindi in matematica è possibile con un solo esempio dimostrare che una proposizione che riguarda un'infinità di oggetti è falsa, ok? Perché basta un solo esempio e la proposizione è falsa. E poi anche perché spesso e volentieri cercare di calcolare così tanti esempi permette di inventare nuove tecniche computazionali che poi sono utili nelle applicazioni. Però sì, assolutamente, l'induzione scientifica, diciamo, non compare mai in matematica, però, ecco, se posso complicare un attimo la situazione, diciamo che spesso e volentieri i matematici sono indotti a formulare congetture sulla base di evidenze empiriche limitate. Ok, e questo avviene, e avviene anche nel metodo di insegnamento, magari per gli studenti delle elementari o delle medie, per cui si guarda una classe di eventi e poi si enuncia una congettura che poi dovrebbe essere dimostrata. Nelle scuole magari non si fa perché la dimostrazione è complicata, nella realtà a volte non si arriva alla dimostrazione perché la dimostrazione è complicata, però diciamo che sì, l'induzione quindi ha un suo ruolo nell'ambito della ricerca matematico nell'insegnamento magari, ma sicuramente non riguarda la dimostrazione formale o non formale degli enunciati.
quindi una verità matematica è tale solo se è dimostrata con una dimostrazione vera, quindi con delle regole di inferenza, ma non di induzione. E basta. Molti hanno chiesto, e secondo me si collega a quello che ha appena detto Andrea, se tutto questo ragionamento sullo scetticismo, è una domanda generica, ma cerco di fare io appunto, ecco, un'inferenza nell'altro senso della parola inferenza, cioè provo a indovinare che ho capito cosa abbia in mente la persona. Facendo riferimento a Popper, intendano la cosiddetta teoria della falsificazione. E se c'entra? A mio avviso un pochino c'entra, non è esattamente proprio il meglio, ma un pochino c'entra. O meglio, nel mondo ideale che Popper si era inventato, sì, la scienza procederebbe, poi passo la parola a Andrea e Adriano, nella maniera in cui abbiamo descritto prima, per esempio nel caso del polinomio, Andrea e io, cioè se io mi convinco, viste n osservazioni, no? Che c'è una certa regola rappresentata da un polinomio di un certo grado, minore o uguale a n, che teorizza, che spiega, che quelle, e quindi permette anche di prevedere, perché poi c'è sempre questa storia del prevedere, che in tutto questo, ecco, questo vorrei sentire anche Adriano, provocarlo un po', se il prevedere c'entra o non c'entra in realtà l'altra faccia del paradosso kripkiano, no? Mettono la falsificazione e dice sì, ma tu dici così, bene, allora quel polinomio se lo prolungo, no? Metto un altro valore di x, calcolo che valore avrebbe dovuto avere la y, poi faccio un esperimento, assumendo che io possa fare un esperimento, cioè che io controlli esattamente la x e sappia che nell'ambito in cui faccio l'esperimento, se la mia teoria è corretta, deve venire fuori quel valore di y di x che avevo predetto col polinomio. Se fallisce, il polinomio è falsificato, si butta via perché è sbagliato. Dico bene, questa è la relazione che il nostro ascoltatore c'è. Ci sono, Andrea, vuoi parlare o parlo io? Cerco di essere molto semplice. Ci sono delle relazioni con i lavori che Popper ha fatto. Popper è un altro di questi viennesi picchiatelli che faceva un po' di tutto. Popper diventò famoso per essere Andrea Aveni al cubo o a più del cubo. Secondo lui, appunto, la lezione che si trae da questa forma di ragionamento, ripeto o nota, questo ragionamento dice: qualsiasi cosa confermi gli enunciati della teoria che proponi, non è una cosa che mostra che la teoria è vera. Qualsiasi cosa che falsifica, cioè un'istanza falsa, è sufficiente a sapere che la teoria è falsa. Questo è il nucleo di quello che lui chiama essere falsificabile. Per lui le scienze sono così. Si possono fare le ipotesi che si vogliono, di qualsiasi genere, tutto ciò che le conferma non ha valore confermativo. Questa cosa si scontra con moltissimi, in particolare con un periodo molto lungo nel cosiddetto empirismo logico, che è un periodo lunghissimo in cui tutti dicevano no. Ogni volta che, come per dire, ogni volta che vedo un cigno che è bianco è una conferma della teoria generale, ogni cigno è bianco. E lui risponde no. Naturalmente in questo caso sappiamo che ci sono dei cigni neri, ma voglio dire, ci vuole un po' di tempo per andare in Australia a trovare il cigno nero. Questo è il punto decisivo. C'entra il futuro con Kripke? Secondo me sì, questo non c'è in Kripke. In questo senso, se noi pensiamo che il modo in cui si danno proiezioni e previsioni sul futuro dipenda da regole che noi abbiamo pensato, cioè la regola di questa cosa è che tutti quelli che mangiano più di, che ne so, 1000 calorie al giorno diventano obesi nell'arco di 20 anni, se questa è una regola che vi siete pensati, certo è utile per farlo. Credo che abbia un senso, nel senso che se si interpreta la previsione come l'applicazione di una regola, il problema delle regole è molto generale. È per questo che a mio avviso l'ipotesi algoritma a me risulta la più naturale risposta. Come tutti i problemi scettici, c'è uno che può dire no, come in tutti questi casi, perché potremmo interpretare l'algoritmo in una maniera diversa, che l'algoritmo ha tutte queste cosiddette maniere di vedere che venga confermato, ma c'è un caso in cui l'algoritmo non conta se la signora Maria ha fatto il risotto invece che la pasta asciutta, che naturalmente non c'entra niente con l'algoritmo, nessuno gli ha mai pensato di dire c'è un algoritmo che insegna una macchina, ma gli metto anche una clausola, controllare la cucina della signora Maria prima di mettersi in movimento, è un'idiozia, non lo fa nessuno,
Ma appunto questo è il problema. E se uno fosse cretino e pensasse che la dieta della famiglia di Maria sia rilevante al problema, boh, è un cretino, sono d'accordo. Prego, parlate voi perché siamo già sopra l'ora e non voglio... Sì, no, va bene, l'argomento non so... Allora, vediamo così, l'argomento non è dei più facili, non sono convinto che l'argomento interessi le grandi masse, però quel numero, le migliaia di persone che sono interessate, sono appassionatamente interessate, quindi... La chat è on fire e si sprecano complimenti. In particolare, adesso è uscita questa sull'inferenza, è un altro uso della parola inferenza, prego, siccome sono sicuro che Andrea su Algorithmic Information Theory ne sa più di me, lascio a lui. No, non credo, ma comunque anch'io ho notato questo commento e vorrei dire qualcosa, perché appunto prima parlavo di, qualcuno aveva chiesto di metodi bayesiani, statistica bayesiana. Andrea, ferma tutto, c'è un calo, Andrea, deve esserci un calo di connessione della wherever you are. Mi sentite? Prova a dire la frase, perché a me è arrivata tutta rotta. Mi sentite? Sì? Io sento normalmente. Ok, perfetto. Allora, sì, anche prima avevo visto qualche commento su statistica bayesiana e questo è molto interessante. Allora, appunto, da un lato anche in questi ambiti c'è la teoria, che quindi non riguarda assolutamente l'induzione scientifica, però diciamo che queste teorie matematiche riguardano, modellano persone che sono in un ambiente che noi conosciamo quando modelliamo queste situazioni di interazione, e che loro attuano delle metodologie di induzione scientifica classiche, e quindi poi quello che si fa in queste teorie è cercare di capire quanto velocemente arriveranno alla verità, se mai ci arriveranno, assumendo che appunto una certa verità esista, ok? Questo non avviene mai poi nella realtà. Nella realtà, quando si applicano queste metodologie di inferenza, non c'è qualcuno che organizza l'esperimento, okay? Che organizza il setup, e quindi nessuno può essere sicuro se si convergerà mai a qualcosa di vero, se si convergerà mai in assoluto. E quello che invece però fanno queste persone è, assumendo che ci sia una realtà oggettiva e assumendo di conoscerla e assumendo che gli agenti seguono certe regole di inferenza, è possibile che questi agenti arrivino alla verità? Quindi la questione è diversa, però diciamo che poi ha un suo fascino e sicuramente poi può essere applicata in qualche modo, nel senso che se si assume, e questa deve essere sempre un'assunzione che non potrà mai essere motivata, ok? Se si assume che il mondo sia regolare, avendo visto tante volte che se lascio cadere la penna cade, è legittimo dedurne che la penna cadrà, ma solo assumendo che il mondo sia costante, regolare, in un certo senso, ok? Quindi il problema fondamentale è un problema un po' spinosello, perché assumere che il mondo sia regolare, che è un'ottima idea, cioè che ci siano le famose leggi di natura, non ti copre da quello che alcuni economisti hanno chiamato i famosi cigni neri, che sono una minoranza nell'insieme dei cigni. Ci sono dei cigni neri, ma non gli economisti, gli statistici, e poi c'è un cretino che ha fatto i milioni sui cretini, facendo finta che le abbia inventati lui. Vabbè, allora, uno che finge di essere un economista, ma non lo è, essendo uno statistico, ha dato il nome di l'incontro col cigno nero come alle cose fortemente impreviste. Naturalmente la cosa, almeno per le persone della mia generazione, nessuno di noi ha mai visto un attacco nucleare. Da pregare il Padre Eterno e tutti gli angeli al posto giusto, che appunto Putin non lo faccia. Cioè, pensate a una cosa molto banale. Nella mia esperienza induttiva non ci sono attacchi nucleari a nessuno. L'ultimo me l'hanno raccontato, l'hanno fatto appunto gli Stati Uniti sul Giappone per le ragioni a tutti voi note. E il prossimo sarebbe appunto, virgolette, come un cigno nero. Cioè una cosa abbastanza stupefacente, però effettivamente non si capisce quale sia l'inferenza che dice è meno o più probabile, dato cosa. Come pensano i capi in Russia, come risponde la NATO, insomma, mettete tutti i parametri che a voi sembrano rilevanti. Se qualcuno rompe le scatole a Putin a casa sua e decide di essere mostrato come il più duro di tutti, vi potete inventare tutto quello che volete. Queste sono un po' le difficoltà. Quindi, questo posso aggiungere una cosa, perché appunto nella statistica bayesiana, per dire, che è uno dei metodi più rigorosi e anche più utilizzati oggigiorno per fare inferenze in ambito economico, scientifico in generale,
si parte da una prior, ok? E questo è molto importante. Poi, tra l'altro, queste metodologie non vanno a concludere se una certa frase, una certa teoria è vera o falsa, ma solitamente parlano di gradi di confidenza. In particolare, le teorie bayesiane vedono la probabilità come un'espressione di propensione a scommettere su una certa cosa. Quindi c'è un approccio completamente soggettivista che non porta a risposte uguali per tutti. Poi ovviamente ci sono dei risultati, dei teoremi, che garantiscono che in certe situazioni la prior, quindi la credenza a priori sullo stato del mondo, non andrà a influire troppo sui risultati dell'esperimento, quindi sulla posterior. Però comunque nella realtà vera, quando si vuole parlare del mondo reale, non ci sono frasi di cui possiamo dire di essere certi o di non essere, di essere certi che non siano vere. Ogni cosa ha un certo grado di soggettivo, un certo grado di convincimento soggettivo, ma non, più di questo non è che si possa fare. In matematica invece sì, però poi rimane la possibilità di un scetticismo radicale, per cui ad esempio è possibile che uno sogni, ok, vada a dormire, sogni di aver dimostrato che ne so, 2 più 2 fa 5. E nel sogno può essere, il suo stato cognitivo può essere effettivamente quello di una persona che pensa di aver capito che 2 più 2 fa 5. E quindi sì, anche quando si legge una dimostrazione, per quanto sia formale, formalizzata, quindi magari sia una breve stringa di simboli, è comunque possibile commettere un errore, no? E tra l'altro le macchine di Turing sono cose molto semplici, teoricamente, però nella realtà non si può implementare effettivamente una macchina di Turing, può sempre succedere qualcosa di imprevisto, perché poi tra l'altro costruire una macchina di Turing prevede che tu conosca come funziona il mondo, perché se le leggi della fisica a un certo punto si interrompono e non si può più andare avanti e tutto impazzisce, ovviamente non è neanche possibile implementare una macchina di Turing. E di fatto anche i computer oggigiorno, per quanto siano oggetti estremamente semplici nei loro componenti elementari, quindi apparentemente deterministici, comunque può succedere che ne so, una particella alfa che arriva dalle stelle colpisca un transistor in quell'esatto momento e si produca un risultato sbagliato, anche per una somma banalissima. Io mi scuso se interrompo, siccome adesso, almeno dice il mio contaminuti, siamo a 1:11, secondo me gli argomenti non sono dei più, non dico che manchino di interesse, ma non sono esattamente banali, non so se la gente è a conoscenza. Sì, di io questo. Mi fermerei, condivido, cioè, fermiamoci qua anche perché sennò adesso abbiamo cominciato ad allargare il campo dai problemi. Si allarga troppo e ci sono delle cose, no, ad esempio sono sicuro che sia Andrea che Michele di Baiezione ne sanno il quadro più di me. È zero probability event, zero me. No, ma zero event, probability event non lo so. Buono. Per la chiarezza storica, professor Aveni, è troppo. Si chiamano Events of Measure Zero, i cosiddetti cini neri. E francamente, ce li era pensati dalla gente un secolo prima. Fra cui, vabbè, lasciamo stare. Chi? Quindi, lasciamo stare quello lì, il cretinetti che ha fatto i soldi sui cretini, facendo finta che lui aveva capito tutto. Un cretino furbo, ma un cretino. Tant'è che, infatti, è un cretino che non ha coraggio di dibattere con chi sa qualcosa perché sa di non sapere. Questo almeno un passo avanti. Bene, allora, sulla cosa di Kripke, io spero che oggi si sia riusciti a arrivare, ed è un interessante paradosso. In realtà io tendo a condividere, magari per la terza volta, visto che ormai facciamo le puntate, ma va benissimo, il tipo di soluzione che si era discusso un po' in chiusura l'altro giorno, e la butto lì come idea, proprio non l'ho pensato, ma vediamo cosa dice Adriano, se Andrea vuole tornare, Daniele, per carità, si possono tranquillamente fare discussioni in compagnia fra persone civili. Direi che potrebbe essere una maniera di pensare all'aspetto, chiamiamolo, logico-epistemologico del pragmatismo, o no? Professore, lei che ne sa di più, cosa dice? Professor Pardo? Ma siete voi che siete dei grandi professori e poi io sono uno... ecco, appunto, qui no. Si vede il professore quando perde le staffe. Senza andare a cagare, bisogna pensarci. Penso che ci siano
svariate risposte possibili, come a tutti i problemi scettici, uno dei quali è il surnominato va a cagare, cioè tu che ti occupi di regole devi va a cagare, era sul dire voi siete grandi professori facendo questa finta riduzione. No, ma è una delle risposte. E oggi, oggi devi avere la avete notato che oggi c'ha la telecamera dei giorni grigi? È bellissima la comunicazione con Adriano, perché delle volte la telecamera è assolutamente trasparente, lo vedi. Delle volte sembra che ci sia la nebbia in Valpadana, è salita a nord e gli è entrata in stanza. È bellissima. Sono lontanissimo dalla Valpadana. Lo so, appunto, questo, la salita a nord gli è entrata anche in stanza addirittura. Comunque, quello che volevo dire era questo. Come a tutti i problemi scettici, su cui se volete ci si può ritornare, però non vorrei rompere i cosiddetti all'universo mondo, perché i problemi scettici sono tipicamente i problemi che hanno i filosofi, cioè che date certe affermazioni più o meno chiare, del tipo, nel caso di Andrea Aveni, nel caso di Michele Boldrin, ho un'altissima confidenza che non siano zombie, che non siano robot, che siano due esseri intelligenti, appunto, animali razionali, tipico degli umani. Allora, quando uno rompe le scatole, ma questa confidenza si basa su cosa? Che cosa devi dire per giustificare questa tua credenza? Una delle risposte, e non sto scherzando, è vai a cagare. Apparentemente, durante uno dei dibattiti classici sull'idealismo, in cui uno diceva che non ci sono sassi, ma ci sono idee di determinazione del sasso, uno gli tirò un sasso in testa. Il sasso gli venne tirato in testa e dice questa è l'unica confutazione che presento, non ho teorie sui sassi, ti tiro un sasso addosso. Io non voglio tirare nulla a nessuno, però è vero che sono problemi difficili. Nel caso di Kripke, una delle possibili risposte, che è quello che Kripke medesimo chiamò la cosiddetta risorsa comunitaria, sono certe forme pragmatiche di accordi intersoggettivi, che diciamo che a tutti i bambini che usano una regola deviante gli si dà una multa, ai tempi appunto inglesi delle scuole cosiddette pubbliche, che sono scuole private, gli si dava una bastonata sulle mani. Io sono contro le punizioni corporali, per cui lascio perdere. Però una delle soluzioni è una specie di, se volete, intersoggettivismo sociale. Nel piccolo gruppo di persone che noi riteniamo siano quelle giuste a cui attribuire la conoscenza e il saper maneggiare le regole dell'addizione, di deviante non viene permesso nulla e lo rinforziamo esattamente come rinforziamo andare a guidare a destra. Ogni volta che uno sgarra e guida a sinistra o gli arriva una multa strepitosa oppure viene sbeffeggiato dalla società oppure lo mettiamo in manicomio oppure un tirlo travolta appunto speriamo che non faccia morti altro che se stesso, ma se no, muore questa roba in realtà si collega abbastanza bene col bayesianismo, meglio una certa lettura filosofica del mondo bayesiano. Dovete sapere che ce ne occupiamo un po' parecchio anche noi economisti, quanto la statistica, in particolare quella bayesiana, la prendiamo molto seriamente. E ovviamente una maniera di leggere il pragmatismo metodologico, chiamiamolo così, o epistemologico, è bayesiano. Che è anche la maniera di leggere queste cose del tipo, ma insomma, sarà anche vero che non riesco a determinare a priori che il mondo è invariante o che alcune leggi del mondo sono invarianti, però ho una confidenza così alta che dal punto di vista pratico, non logico, da cui lo scetticismo è sempre possibile, ma in via logica. Ci sono molti che trasformano queste operazioni di logica che sono interessanti intellettualmente in strani stili di vita che loro hanno capito tutto e quindi non, tutto è falso, no, non è proprio così. Il passaggio dal scetticismo kripkiano a tutto è falso, niente vale niente, è francamente un passaggio piuttosto ampio che richiede svolazzi non indifferenti. Mentre la maniera di leggere queste cose è bayesiana, cioè la mia prior, quella di Adriano, quella di Andrea è tale che accumulata l'evidenza, infatti è una posterior di 500.000 le leggi gravitazionali qui sulla Terra sono più o meno uguali sempre, anzi senza più o meno. Magari non è vero, magari un giorno c'era la violazione, sì, però al momento, francamente, vivo in base a questa cosa qua. E io ho sempre letto un po' Rorty in questa maniera qui, Adriano, però magari ne parliamo se ne avete voglia. Io non voglio tediare né voi né quelli del pubblico, bisogna pensarci. Solo per la cronaca, Kripke in persona, non il suo testo,
ha una risposta di questo genere, cioè è l'opposto di quello che appare. Per lui è assolutamente vero che la regola dell'addizione non è una regola finitaria, chiunque abbia un limite superiore è semplicemente cretino. La sua domanda è che ragioni ho per dire che questo è cretino per davvero, che non sia invece uno che... L'analogia è imperfetta, ma provate a seguirmi. Se io penso che tutti gli indiani e tutti i giapponesi siano imbecilli perché guidano a sinistra, mi ha dato l'oggetto della domanda. Non è impossibile pensare che tutti i giapponesi sono cretini, ma sei tu che sei scemo. I giapponesi seguono una regola che si può chiamare deviante o no, ma in ogni caso seguono una regola diversa dalle regole del traffico che utilizzano i francesi o gli americani o i tedeschi e così via. Questo è un po' il problema. Kripke di persona è perfettamente convinto che sia cretino chiunque ha regole finitarie in testa, perché la matematica non è un dominio finitario. Stop, è come è nella sua natura. Andrea voleva dire qualcosa e poi salutiamo. Beh, Andrea, diamo all'ospite l'ultima parola. Ti ringrazio. Buono, un attimo, fa parlare. Sì, sì, va benissimo. Io vi ringrazio tanto, ma adesso un attimo. Sì, quello che volevo dire è che magari si può interpretare la domanda di Kripke in modo più... Per me è più interessante, nel senso che in matematica, appunto, come ho detto, ci sono dimostrazioni formali e l'addizione può essere trasformata in una cosa finita con un algoritmo, però diciamo che spesso e volentieri nella pratica della matematica le dimostrazioni formali non compaiono, nel senso, se voi andate a leggere un articolo di matematica nuovo, la dimostrazione che trovate è molto sintetica, ok? E spesso si dice questo passaggio è lasciato al lettore, questa cosa è ovvia, e quindi non è che si procede in modo assolutamente formale, però pur lasciando tanti buchi, si assume che le persone, e di fatto di solito avviene, siano in grado di completare i buchi con la loro fantasia, con la loro, non lo so, con la loro predisposizione a vedere le cose. Quindi, ad esempio, è possibile che, ne so, che a dei bambini si spieghi l'addizione con degli esempi e loro capiscano in realtà l'algoritmo effettivo, pur anche se magari non gli è stato mostrato, ok? E questo secondo me è molto interessante e ci pone il problema di capire perché la mente umana e la matematica poi sono così facilmente utilizzabili per descrivere il mondo reale. Perché, cioè, la somma, ad esempio, non è un'operazione come tante altre, ok? E in qualche modo la somma normale è più bella, possiamo dire, di una somma truncata, per dire. Ci sono dei motivi estetici, credo, che ognuno di noi sente, che gli permettono di... Cioè, quando vede un'istanza di questa regola, un numero finito di volte, riesce a interpolare e capire qual è la soluzione più elegante, più estetica, minimale, che soddisfa quei requisiti. E questo è molto interessante perché appunto c'è un interplay tra la mente umana e il mondo fisico, e la regolarità del mondo fisico. Però vabbè, io mi fermo, non ho nessuna soluzione, ovviamente, se non dire genericamente che comunque la mente umana è il frutto dell'evoluzione, quindi più o meno non dovrebbe essere troppo sorprendente che gli umani siano predisposti a interpolare in modo abbastanza liscio e conforme alla realtà esterna, no? Ecco, questo è un altro argomento che io non ho mai studiato, ma mi è venuto in mente, che molte di queste cose che noi diciamo, ma perché la mente umana fa così? Perché se non facesse così saremmo morti. Sì, a mio avviso, quando troviamo bella, io non credo che la natura di per sé sia bella o brutta. Se non la trovassimo bella e affascinante, la trovassimo spaventosa, ci saremmo scappati, ci saremmo fatti dei danni, cioè ci saremmo 350.000, 570.000, 7 milioni di anni fa, tutti quelli che trovano l'albero terrificante scappano di corsa dall'albero, siccome ci sono alberi dappertutto, a un certo punto si buttano dal burrone, e quindi la possibilità che si riproducano è scarsetta, a mio avviso. Ma non ho mai letto, ho avuto opportunità di vedere se c'è qualcuno che ha cercato di studiare questa ipotesi. Secondo me aiuta molto a capire o a togliersi alcuni problemi pratici sul funzionamento della mente umana. So che Adriano non è molto d'accordo su questo. No, non è che non sia d'accordo. Vedo relativamente poca evidence. Cioè, è possibile e anche non possibile. Invece, i suggerimenti di Andrea sono ottimi dal punto di vista pratico, perché ogni volta che vi trovate in un culo di sacco basta dire segue ovviamente, ovvero è trivialmente vero che, dopodiché dite assolutamente quello che volevate dire prima, non avete nessuna idea di come dimostrarlo, che è una strategia che si fa sempre, che ogni volta che uno mi ha fatto un teorema davvero, a un certo punto c'è un passaggio,
beh, insomma, adesso 40 minuti sono stufo. È evidente che i passaggi seguono da quello che avete già visto, fateli seguire. Ciao, vado via. Era un po' provocatorio, ma non tanto, nel senso che è evidente che la soluzione è, la trovate voi, perché siete tutti molto intelligenti, come sappiamo. Ho una confidenza altissima nella suprema capacità mentale di chi ascolta queste robe. Forse troppo lunga, vi inviterei invece, in particolare se mettete a dire se, a interpolare, se volete continuare, perché a me interessa, però, mi scuso per il tono serio, di qui a una settimana è l'anniversario, è il primo compleanno della guerra in Ucraina. Ogni tanto ho dei problemi che non c'entrano niente con la deduzione e l'induzione, e forse è il caso di parlare d'altro. Però, siccome sono le cose che a me stanno... Di sicuro, la prossima settimana questa cosa sarà trasmessa anche sul canale Liberi Oltre, sarà parte della diretta che faremo anche voi scienziati e filosofi. Noi dal 24 alle 4 in avanti facciamo la diretta sull'Ucraina. Sia matematici che filosofici sono eterni, per cui se vengono ritardati invece che di 7 giorni, di 14, nessuno perde nulla, non fatevi venire l'itterizia. Grazie della vostra attenzione. Ci sarà fra 2 settimane. Buonasera. E buon weekend. Grazie Andrea per averti conosciuto. Quando vengo a Duke ci conosciamo, se capiti da qualche parte. Ma io l'ho conosciuta, in aereo a Francoforte, perché io questo semestre l'ho passato, il semestre scorso l'ho passato al Max Planck Institute di Lipsia. Ah, è vero, però vedi che faccio, mi hai salutato in aereo a Francoforte, vero? Sì, adesso ricordo una persona. Beh, grazie mille per tutto quello che fate. Buona giornata, grazie. E arrivederci a tutti. Ciao. Ciao, caro. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.